Sì, grazie Presidente, non sarò in realtà molto breve. Gli emendamenti che abbiamo presentato hanno ovviamente uno scopo migliorativo su quanto presentato e ci premeva appunto quello di porre l'attenzione a tutela dell'edilizia, del settore in modo generico o delle aziende del settore, ma in modo più specifico la tutela dei lavoratori del comparto. Per questo abbiamo presentato l'emendamento numero 1 che entra un po' più nello specifico e punta appunto alla tutela di chi lavora. Sugli altri emendamenti che cercavamo di indirizzare l'azione che la risoluzione pone all'attenzione della Giunta verso l'edilizia pubblica in maniera un po' più stringente e in particolar modo quella scolastica, ma abbiamo valutato, accettato di buon grado la presentazione dei subemendamenti comprendendo nel senso e quindi ovviamente li appoggeremo. Solo questo, grazie.